Buon pomeriggio a voi. Allora, è anche possibile che dopo questo video che sto per presentarvi io possa perdere degli iscritti e ricevere anche parecchie critiche. Ma chi mi conosce da tanto tempo sa che questo mi importa poco, nel senso che questo non è un limite per me. Per dire quello che penso, poi per carità, rispettosamente, se commetto degli errori, sono anche in grado di fare dei passi indietro. Ora dovete sapere che io da molto tempo non ho una grandissima simpatia in generale per quanto riguarda la categoria ristoratori. Questa è una storia che nasce un po' da lontano, da 3-4 anni fa, per riassumerla molto molto in breve. In quel periodo ce lo ricordiamo tutti molto bene, la sofferenza da parte dei ristoratori a causa del Covid, non si poteva andare al ristorante, nella prima fase eravamo addirittura tutti in casa e quindi è chiaro che questo è stato per loro un danno molto importante. E spesso hanno chiesto al mondo del dissenso che in quel periodo è nato, ma è nato sul Covid in questo caso ovviamente, di dare loro una mano nelle manifestazioni che loro facevano, anche soprattutto da un punto di vista numerico. Quando poi le cose sono un po' cambiate, diciamo anche migliorate per loro, a chiedere una mano eravamo noi, sia nelle manifestazioni, ma anche se vi ricordate nei vari cortei che si sono susseguiti in Italia. In particolare io ho partecipato a quasi tutti i cortei a Milano in quegli anni. E loro invece di darci solidarietà, c'era anche un problema di Green Pass, quindi di lavoratori che non potevano andare a lavorare. Molto spesso ci hanno girato le spalle con scuse banali, abbiamo da fare, ma la nostra associazione ha altre idee e così via. E addirittura, se vi ricordate, molto infastiditi per quell'oretta dove dovevano tirare giù l'Eclair perché passava il corteo che si snodava per le vie centrali di Milano e di altre città. Quindi voglio dire, è da allora che non ho mai grandi simpatie. Poi adesso veniamo a sapere e tocchiamo con mano tutti i giorni i comportamenti di questi signori. Ora voglio subito chiarire una cosa. Io sono ovviamente convinto che non è la totalità, ci mancherebbe altro. Ci troveremo di fronte a un disastro, ma probabilmente anche a questo punto ad una mezza rivoluzione da parte dei consumatori. Però vedete, è la solita storia. Anche se è solo un 10, 15, 20%, e i dati sono questi, forse anche di più, è sempre inaccettabile se poi li andiamo anche a confrontare con quello che succede all'estero. Non è che all'estero non ci sono imbroglioni, non ci sono speculatori e così via, ma chissà perché da noi deve sempre essere tutto esagerato, no? È un po' la stessa storia che è successa per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Nessuno dice che sono tutti imbroglioni, ma le percentuali sono talmente elevate che poi ti mettono nella condizione di cambiare strategia, di togliere magari quello che per altri era una necessità, per altri era giusto averlo proprio per questi comportamenti. Ora parto ovviamente, come succede spesso in questi casi, da una notizia che ha indignato tutti quelli che l'hanno letta. A finale ligure, un ristoratore, oltre a far pagare un piatto di trofie 18 euro ad una signora, che tra l'altro voglio dire il pesto ce l'hanno come materia prima in casa. Le farine rispetto a 2-3 anni fa erano a un certo punto aumentate, ma sono quasi rientrati i prezzi. Non ha null'altro, non si giustifica assolutamente un prezzo del genere. Ma la cosa che ha fatto traboccare il vaso nell'indignazione è che questa signora voleva far assaggiare alla figlia che aveva già mangiato un pochettino delle sue trofie, ha chiesto un piattino. Ecco, si è trovata la sorpresa poi nel conto che il piattino era stato conteggiato 2 euro, solo il fatto di aver portato fisicamente il piattino 2 euro, cose assolutamente inaccettabili. Ma non è l'unico caso, appunto lo stavamo dicendo, ci sono tantissimi casi di questo tipo con prezzi assolutamente ingiustificati. Io ho parlato l'altro giorno del mondo degli albergatori, molto nero, ma per quanto riguarda i ristoratori sono dei prezzi fuori luogo. Io in questo momento mi trovo in vacanza. L'altro giorno c'era un confronto
in spiaggia, dove un tedesco raccontava che una lattina di Coca-Cola in una struttura pubblica, in un bar, gli era stata fatta pagare 8 euro. Voi capite che sono queste le cose che indignano. Ora, tanti già in precedenza, quando io ho affrontato il problema degli alberghi, delle vacanze, mi avevano detto, quando io vi avevo così vi avevo comunicato che rispetto all'anno scorso l'albergo dove vado abitualmente aveva aumentato del 20-25% i prezzi, mi avevate scritto: ma potevi anche stare a casa. Certo, si può fare anche questo. Poi ci sono mille ragioni, i figli, le situazioni, però probabilmente è quello che avrei dovuto fare, che forse farò in futuro. Perché vedete, se non inizia nessuno a ribellarsi a questo, a denunciare quello che succede, a denunciare questa politica di prezzi che vengono fatti, io credo che le cose non cambieranno mai. Sta di fatto che il vero e grande problema sono in parte gli italiani, e sono in parte, anzi forse in maniera fondamentale, la totale mancanza di controlli. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.